Naturalmente, come dire, ci siamo formati all'inizio su Commonwealth e anche su questo libro. Ora, il punto che mi viene da porre è questo, cioè il bene, noi stiamo partendo da una situazione, cioè il comune, in una pratica di lotta sui beni comuni come quella che quotidianamente vivo a Roma, mi viene da dire che il bene comune non è cosa che esiste in natura. Il bene comune è, per come lo conosco io, quel momento di riappropriazione che la cittadinanza mette in campo rispetto a un bene che ecologicamente gli è conferito e gli viene sottratto. Facendo questo lo rivendica come bene primario e lo rimette al centro della questione. Quindi possiamo dire che il bene comune è un momento in cui dentro le pieghe il bene comune è quel momento in cui si sposta il problema da ciò che è legale a ciò che è legittimo. Il bene comune che diventa, ecco, questo è un problema che noi ci siamo posti, noi ci siamo costituiti come comitato, quindi siamo un notaio, ha messo un timbro sul fatto che esiste un comitato che ha trovato il bene comune, che tra le sue finalità ha l'occupazione di altri luoghi minacciati dalla privatizzazione del profitto, e di conseguenza abbiamo prodotto uno statuto che ci porterà a una fondazione per il bene, per trovare bene comune, e di conseguenza quindi è forse la prima istituzione dal basso per i beni comuni che io conosca, insomma non me ne vengono in mente altro. A riguardo Deleuze dice una cosa, un giovane Deleuze dice una cosa secondo me molto, molto importante, Istinti e istituzioni, che è un libro del 55, dice proprio questa è la differenza tra l'istituzione e la legge, quest'ultima è una limitazione delle azioni, mentre la prima è un modello positivo di azioni. Ora, il problema delle istituzioni dal basso secondo me è un problema che dovremmo porci sempre più spesso, cioè è un problema che nel prossimo periodo io credo che anche l'evoluzione dei movimenti Occupy Everything dovrà andare in quella direzione. E in questo senso un altro tema che dovremmo secondo me porci è un problema che riguarda la differenza tra gesti o azioni e forme di lotta, e che cosa questo comporta, cosa questo comporta in uno spazio dato. Io credo che il gesto, faccio un esempio molto, molto semplice che non riguarda esattamente l'immediato, ma se negli anni '80 i graffitisti newyorkesi non fossero stati inseguiti dai gendarmi nelle metropolitane di New York, e non avessero trovato dei luoghi dove respirare insieme e mettere in comune quei loro segni, quei gesti, quelle azioni sulle pareti delle metropolitane e sui muri, che poi sono diventati anche un momento di lotta nel mondo, probabilmente sarebbero stati semplicemente dei gesti di insurrezione metropolitana, ma non sarebbero diventati una forma d'arte. Cos'è che quindi determina quella condizione di forma, quella condizione formale della lotta come dell'arte? È semplicemente uno spazio, un luogo, un obiettivo, in questo caso di lotta, e il fattore tempo, cioè è il tempo. Noi siamo entrati al Valle pensando di rimanere lì 3 giorni, il 14 compiamo 6 mesi, quindi è evidente che comunque un gesto è in sé una cosa positiva, il fattore tempo è quello che determina la forma di lotta. Io volevo, scusatemi questo giro un po' lungo, perché volevo arrivare a fare sostanzialmente due riflessioni e fare sostanzialmente due domande. La prima è, se tutto è bene comune, niente è bene comune. Quindi andiamo a vedere dentro, appunto, io trovo questo, per me il bene comune è quel momento di riappropriazione da parte di una comunità di un bene che ecologicamente gli è conferito e che gli viene sottratto. Il bene che è? Non ho capito. Il
ecologicamente gli è conferito e che il potere gli sottrae, e quindi con un'azione di lotta questa comunità se ne riappropria. Un'altra cosa che io non, una riflessione che abbiamo fatto molto al nostro interno è il fatto che per esempio il lavoro non è un bene comune, la qualità del lavoro è un bene comune, dal lavoro bisogna che ce ne liberiamo. Il problema, quindi lì bisogna anche lì inventare delle forme di questo tema. Scusate, volevo solo pare che le questioni sollevate siano già molte. Io vorrei introdurne un'altra, ma lo faccio molto rapidamente, partendo da una parola che compare nel titolo del libro, a cui sono dedicati diversi contributi e che però non è stata praticamente menzionata questa sera. La parola è comunità. Io credo che valga la pena di interrogare il termine comunità, soprattutto in questa sede, dal punto di vista della diffusione che ha avuto e continua ad avere proprio all'interno dei movimenti. Ci sarebbe qui da fare un ragionamento lungo, complesso, secondo me anche molto interessante, sul modo in cui questo termine è stato utilizzato, certo problematicamente, ma anche in qualche modo reinventato, all'interno di molte lotte, che so, in America Latina, in India, ma non penso che ci sia il tempo per farlo. Quello che mi interessa è la diffusione di un immaginario comunitarista all'interno dei movimenti alle nostre latitudini, in Europa, negli Stati Uniti, dove secondo me la comunità rappresenta uno dei due poli nel campo di tensione tra i quali viene pensata la soggettività politica. Da una parte la comunità, dall'altra parte quello che possiamo chiamare, semplificando, un certo orizzontalismo. Orizzontalismo e comunità, secondo me, sono termini, sono immaginari, sulle ragioni della cui diffusione è bene interrogarsi a fondo, ma che ci pongono un problema molto grosso rispetto al tema attorno a cui è stata impostata la discussione di questa sera, cioè il tema della decisione. Comunità e orizzontalismo in qualche modo neutralizzano questo problema, o comunque lo rendono difficilmente pensabile e praticabile. In estrema sintesi, l'orizzontalismo pone la decisione esclusivamente o tendenzialmente soltanto come esito di un consenso che coinvolge tutti coloro che partecipano a un determinato processo politico, quindi un consenso unanime. La comunità rende difficile porre il problema della decisione, perché c'è un immaginario, diciamo, organico, per cui siamo talmente legati l'uno all'altro dentro un'esperienza politica che si fa anche esistenziale, che in fondo di decidere non c'è bisogno. Ecco, io mi domando se non è necessario cercare, come ripeto, da una parte di valorizzare anche la problematizzazione del tema della decisione, a cui questi due termini e soprattutto la loro diffusione dentro i movimenti, dentro le lotte, fanno riferimento. Ma dall'altra parte
anche riproporre il tema della decisione, se volete, enfatizzando un po' polemicamente una serie di questioni collegate al tema della decisione che sono sicuramente spiacevoli, perché decisione vuol dire coazione, vuol dire esercizio di potere, vuol dire disciplina e una serie di altre cose, appunto, che qualcuno ha nominato nel corso della discussione di oggi, ma che dall'interno dei movimenti e anche però dall'interno, come dire, del pensiero critico in tutte le sue espressioni più significative a livello internazionale, oggi facciamo molta fatica a nominare. Allora, questi sono problemi, se vogliamo parlare appunto di comunismo, che sono stati affrontati attraverso un concetto, una teoria, che sicuramente oggi non godono di buona stampa e neppure di particolare favore in un contesto come questo, attraverso il concetto, la teoria della dittatura del proletariato. Questo concetto e questa teoria, al di là, come dire, dell'esaurimento storico, delle esperienze, cioè, che sono state costruite attorno ad essi, ci pongono ancora dei problemi oppure no? Ci pongono ancora il problema di pensare la dimensione coattiva della politica oppure no? Ci pongono ancora il problema di pensare dal nostro punto di vista una teoria del governo oppure no? Io sinceramente penso che la risposta sia positiva, ma per cominciare ad articolarla ci vorrebbe molto più tempo, o magari, che so, un libro.